La casa editrice nasce nel 2003, però dal 2010 ha intensificato di molto la sua produzione. Noi ci occupiamo soprattutto di illustrati per bambini e meno bambini. Una nostra prerogativa sono i libri da parati, che è un nostro brevetto, e sono libri che dopo essere stati letti possono diventare dei poster e quindi accompagnare la vita quotidiana piuttosto che essere messi in libreria a riposare. Sì, abbiamo intanto l'autrice del nuovissimo La fabbrica delle mamme, l'autrice Claudia Mancaroni, e Custodio, che è invece un nostro autore brasiliano, autore di Anita Garibaldi, La nascita di un'eroina, e di Bello Capello.